Eccoci giunti alla finalissima di questo tredicesimo trofeo Città di Tolentino. La prima boccia la gioca Sara Pascucci. Costo della Crescenzi, costo lungo, il suo primo costo. Prende un buon punto la Crescenzi, la bocciata di Sara Pascucci. Colpisce. Prende di nuovo il punto, 50 centimetri di distanza dal pallino. Prende il punto. Chiara la boccia del punto. La Crescenzi e va in bocciata. Ultima boccia giocata da Sara Pascucci, che però è corta. Il primo punto lo raccoglie la giocatrice di casa e sviluppa il gioco intorno ai 20 metri sotto la sponda di sinistra. Costo un po' abbondante. Ci prova Katie, fa lo stesso tiro la sua avversaria, ma non arriva a prendere il punto. Ci riprova con la seconda boccia, che però se ne va lunga. Terzo errore all'accosto per lei. Ora l'ultima boccia da giocare. Un po' se ne va anche questa. Corta la boccia di Sara Pascucci. Spazio ce n'è per aggiungere. Ancora due bocce da giocare per lei. Questa è indirizzata molto bene. Quindi virtualmente 3-0 in terra. Sembrano 3 punti. E così il 4-0 per Sara Pascucci, che posta il gioco sempre intorno ai 20 metri di distanza. Costo della Crescenzi. Ancora non ha preso la forza con questo campo, che è di Crescenzi, che nella partita precedente ha giocato veramente molto bene a punto, invece qui ancora non è riuscito a prendere la scorrevolezza del campo. Prende il punto. La bocciata di Sara Pascucci. Colpisce. Riprende il punto. Alla fine, dopo aver valutato la distanza del punto, decide di andare in bocciata la Pascucci. C'è l'errore per lei.
Sbaglia anche all'accosto, lascia il punto alla Crescenzi che ha spazio per inserire anche il secondo. Sono due, 4-2. Dopo un gran tiro in bocciata, il punteggio era sul 5-4 a favore di Sara Pascucci, una bocciata su un bersaglio stretto che, dichiarando il pallino e la sua, si sono mossi, sono andati sulla tavola di fondo conquistando ben 4 punti e si è portata a un passo dalla vittoria, a un solo punto dalla vittoria. Sara Pascucci che conduce per 9-4. Primo accosto un po' così così. Punto lo fa, ma di spazio ne lascia ancora molto. Costo di Sara Pascucci sembra un po' abbondante, punto dovrebbe fare. Ad urtare la boccia corta di Pascucci e il punto lo fa. Boccia che scende sulla sinistra. Vediamo l'ultimo accosto dell'atleta di casa che però corta la sua boccia, potrebbe un po' accorciare le distanze su questo tiro che è di Crescenzi. Vediamo un po'. Due punti. Viene richiesta di nuovo la misurazione, sono 2 punti, il 9 a 6, il punteggio aggiornato. Pallino sotto la tavola di sinistra, intorno ai 19 metri. Indirizzata molto bene, fa un bersaglio. Bocciata di Pascucci. C'è un errore. Prima bocciata non concretizzata da Sara Pascucci che ora decide di andare all'accosto. Vediamo un po', boccia che cresce molto bene. Il punto lo fa. Ma la bocciata Crescenzi. E anche lei passa dentro. E ora Katie Crescenzi decide di venire a vedere il gioco e alla fine decide di andare in bocciata di nuovo. Colpisce, pallino passa. In fondo gli rimangono 2 punti, ma di spazio ce n'è veramente molto. Fondamentale questo accosto della Pascucci che se metterà buono, molto fondamentale questa terza boccia da giocare. Il punto lo fa intorno ai 60 cm di distanza, boccia un po' ostica. Katie Crescenzi che alla fine decide di andare all'accosto con la sua ultima boccia a disposizione. Vediamo un po'. Il punto lo fa millimetrico veramente il suo accosto. Vediamo un po', è il match point Sara Pascucci per poter chiudere la partita. Vediamo un po'.
così. No, io passo di là, è buona. Ma sai che è buona? Punto rimane 9-7. Match ball sfumato. Primo accosto di Katie Crescenzi sotto la sponda di sinistra. È buono il suo primo accosto, intorno ai 30 cm di distanza. Faccia di Sara Pascucci appena lunga. C'è il vantaggio di riposizionare il pallino. Ci riprova con la seconda a disposizione. Questa sembra indirizzata un po' meglio. Costo veramente molto buono. Bocciata di Katie Crescenzi. La colpisce. Bocciata che non era semplicissima. Sembra indirizzata bene anche questa, vediamo un po'. Costo veramente millimetrico che si merita l'applauso di tutto il pubblico della bocciofila di Tolentino. Chiara la boccia del punto. Da un po', il punto lo prende la Crescenzi. Vediamo se è buona la spinta. Punto rimane. Costo di Crescenzi. La spinge il più possibile, ma è corta. C'è il 9-8. Una partita al Cardiopalma. Questa finalissima. Il 13° trofeo Città di Tolentino. Costo veramente perfetto, un bersaglio aperto. Colpisce, punto rimane prima. Tanta centimetri di distanza dal pallino. Costo della Crescenzi, che ormai sembra aver preso la forza giusta e prende un ottimo punto. Costo di Sara Pascucci, sembra lunga il suo costo. Vediamo se trova qualche appoggio. Ci riprova con l'ultima boccia a disposizione. Anche questa sembra essere tirata molto bene. Se trova l'appoggio giusto, fa un gran punto. Tre pezzi, vediamo un po' come quello che accadrà in questa bocciata. Dichiara il punto, tre pezzi. Colpisce, il gioco si sposta a fondo campo. Fa un punto che è di Crescenzi. È un'altra boccia da giocare. Stavolta ce l'ha lei in match ball. Vediamo che prende un lungo respiro prima di tirare
boccia che potrebbe essere decisiva. Fa veramente un grandissimo accosto, veramente accosto fenomenale di Katie Crescenzi, che si merita l'applauso di tutto il parterre qui da Pocciofi da Tolentino. E lei la vincitrice, Katie Crescenzi, che si aggiudica questo 13° trofeo Città di Tolentino. Sono in compagnia di Katie Crescenzi, la vincitrice di questo 13° trofeo qui alla società Bocciovi da Tolentino. Hai fatto due partite fenomenali, Katie, io ti faccio veramente i complimenti. Ma è stata più dura la semifinale o la finale? Allora, innanzitutto grazie per i complimenti, e diciamo che è stata più impegnativa la semifinale, mi ha veramente tolto tante forze, però anche la finale all'inizio ero un po' partita un po' male, però poi ci ho messo grinta, impegno, perché ci tenevo veramente tanto a vincerla. Sì, diciamo, nella semifinale sei partita avanti, eri arrivata sull'8-1, sembrava una partita a senso unico, poi da Murano piano piano è risalita e ti ha messo un po' paura, poi sei stata determinante nel chiuderla. Invece nella finale, secondo il mio punto di vista, eri partita che non riuscivi a prendere la forza del campo? Sì, ero abbastanza deconcentrata e anche stanca. Poi diciamo che piano piano, tiro dopo tiro, sono riuscita a prendere la forza e per fortuna è andata bene. Sì, le ultime due tornate dove poi il tiro decisivo, dove hai fatto veramente, aggiunto un ottimo punto. Sì, diciamo, mi sono concentrata molto e ho tirato per vincere. E ce l'hai fatta. La dedica di questa vittoria a chi la facciamo? Allora, la dedica va alla nuova società, la Salaria, a tutti i soci, al mio allenatore Peppino Felicetti, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi seguono. Ho visto che c'era anche un supervisore oggi. Te aspetteresti una convocazione in nazionale? Io lo spero davvero tanto. Mi sto impegnando davvero molto e ci terrei veramente tanto a far parte della nazionale. E noi ti facciamo gli auguri e speriamo che questo accadrà. Grazie. Sono in compagnia di Sara Pascucci, la seconda classificata di questo 13° trofeo qui a Città di Tolentino. Hai sfiorato per un baffo la vittoria, però le partite a volte vanno bene, a volte vanno male. La vittoria qui in casa, una piccola macchia, diciamo. Sì, sì, anche perché sono tornata a un grande stop delle bocce e adesso ci tenevo molto, però va bene così. Sono soddisfatta di quello che ho fatto. Un rientro dopo un piccolo stop, diciamo che come risultato è ottimo. Esatto, esatto. Sì, sì. Poi una partita lì con Katie Crescenzi, che avete fatto una partita veramente molto molto emozionante, avete preso proprio entrambi le basi del parterre di tutta la società. Sì, sono stata anche molto contenta della sua vittoria, anche perché oltre che avversario oggi siamo grandissime amiche, quindi sono veramente contenta anche per questo. Però vabbè, con un po' di rammarico, però... Però diciamo che ti rivediamo sulle piste di gioco, dai. Assolutamente. Assolutamente. Ti facciamo i complimenti e la prossima volta speriamo una vittoria. Grazie, grazie mille. Bene, pregherei a tavola di direzioni Laura e Baccio a premiare la quarta classificata per la società Santenico di Venezia, Lucia Bottacini. Osteria Grande di Bologna, Chiara Morano. Bene, a premiare la seconda classificata per il
Ernesto Moretti, Laura Benvenzioni, insieme a Luca Genosi, il nostro presidente provinciale, qui lo abbiamo. Veniamo alla seconda classificata per la società Tolentino. Bene, bene, allora al tavolo di non andate via ragazzi, facciamo una pista un po' di gruppo. Davo le direzioni il vice sindaco di Tolentino, l'assessore allo sport e Robertino, la sorte, per premiare chi si aggiudica il 14esimo trofeo città di Tolentino. Sono insieme a Elisa Luccarini che interviene come sempre qui alla Bocciovia del Tolentino da diverso tempo, chiamata anche da presidente Claudio Pascucci che gli ha dato un dono come sempre, la campionessa del mondo, e vieni sempre come sempre molto bene qui nelle Marche. Guarda, io per me, lo ripeto, le Marche sono una terra d'adozione, poi la presenza a Tolentino è costante da anni proprio perché penso che per i meriti di Claudio nell'organizzazione, per l'accoglienza che c'è in questa terra meravigliosa. Purtroppo danneggiata, però comunque in ripresa netta di una pecca, però oggi la possiamo trovare che non è andata bene come giocatrice. Vabbè, come giocatrice penso che sia stato bellissimo vedere una finale fra due ragazze giovani e io sono contenta di questa cosa, nonostante magari tutti pensino il contrario, perché il testimone è giusto passarlo e vedere in finale delle ragazze giovani a me rende felice, quindi tanto più una finale del genere, accattivante, indipendentemente dal risultato, molto brave tutte e due. Poi Credi Crescenzi ha fatto due partite fenomenali sia con la Morano, poi la finale sembrava averla persa, l'ha riacciuffata per un baffo. Sì, diciamo che con Chiara ha fatto due partite al contrario, con Chiara è andata in vantaggio, si è fatta rimontare ma non ha mollato nonostante una giocatrice decisamente ostica contro di lei e ha mollato Chiara. E con Sara ha mantenuto la costanza, è riuscita a mantenere il controllo e ha approfittato dei piccoli errori di Sara, però a finale veramente bella vista anche da fuori, sì. Secondo te una chiamata in nazionale ci potrebbe anche essere per lei? Guarda, io sono una di quelle che ha sempre sostenuto che Katie da tempo dovrebbe esserci e penso che ci sarà la sua convocazione perché la merita per tanti motivi, per l'educazione sportiva che ha, la sua sportività e quello che ha mostrato anche oggi, la sua costanza e la sua tenacia. Poi ovvio sono tutti giovani, le ragazze sono tante, è giusto che purtroppo qualcuno venga escluso a volte, però penso che Katie sia una di quelle che meriterà l'azzurro e sarà in azzurro. Gli auguro di cuore perché merita veramente tanto. Sì. Ok, ti ringraziamo Elisa. Grazie a voi, buona serata. Sono in compagnia del patrone di casa Claudio Pascucci, come sempre organizzato nel migliore dei modi questo 13esimo trofeo qui alla società Bocciovia Tolentino. L'unica nota dolente è la sfumata vittoria di tua figlia Claudio. Ma prima di essere nota dolente è stata una soddisfazione immensa vedere Sara, mia figlia, in finale. In una competizione come questa dove c'è stata partecipata la crema delle bocce a livello nazionale. Quindi mi vorrei soffermare al gradino prima, alla soddisfazione. Poi è chiaro, la partita era portata di mano proprio. Infatti ha perso una partita a 9,
arrivando a 10, e uno spera sempre fino in fondo che tutto si concluda nel migliore dei modi, invece è andata così, ma ha continuato a giocare bene e questo secondo me è l'importante. Una finale tra due ragazze molto giovani, diciamo entrambe intorno agli under 20, forse è una cosa che quando uno organizza se lo potrebbe sperare, e oggi è accaduto. Questo è appunto l'indice che dimostra che le donne, specialmente le gare specialmente al femminile, sono ormai terreno delle più giovani. E infatti molte sono state atlete giovani oggi ad aver partecipato alla competizione e anche appunto in finale ci siamo trovati due giovanissime. Una finale veramente al Cardiopalma, come hai detto ha avuto tua figlia, che Sara ha avuto la possibilità di chiuderla, e quando Katie era in difficoltà poi forse una mancata di concentrazione nell'impostazione del tiro dopo è stata la fase decisiva della partita. Lo so, purtroppo nelle bocce, come in qualsiasi altro sport, qualche cosa è chiaro che cede. Dopo, una volta che cede quel qualcosa, viene fuori anche la fortuna o la sfortuna delle conseguenze del tiro, e quindi è venuto fuori come è venuto, ma senza recriminare nulla, ripeto, siamo contenti così. Anzi, intervistando proprio Sara, sentendo proprio le sue parole, è stata, nonostante tutto, molto soddisfatta e che rientrava da uno stop. Sì, infatti ha anche poco allenamento perché sta studiando all'università fuori sede, quindi non ha possibilità di allenarsi in maniera adeguata, quindi più che bene così. Per il resto l'organizzazione mi sembra andato tutto bene, è l'ultima gara dell'anno 2019, Claudio? Sì, per noi questa è l'ultima gara del 2019 ufficiale, poi ci sarà qualche gara sociale, qualche gara promozionale. Però dal punto di vista ufficiale FIB è l'ultima. Tutto è andato bene nel corso dell'anno e vediamo adesso di confidare nel prossimo anno che pure speriamo di fare bei risultati, belle organizzare belle manifestazioni come abbiamo fatto quest'anno. Essendo anche parlando del settore femminile, l'ultima novità è proprio avete fatto una squadra del settore femminile, se non sbaglio. Sì, per quanto riguarda i campionati di società, quest'anno abbiamo avuto e stiamo avendo una rappresentativa in tutti i settori. Prima categoria per i senior, seconda categoria e terza categoria sempre per i senior. Poi c'è la squadra femminile e abbiamo anche la squadra juniores. L'abbiamo fatta perché vogliamo a tutti i costi coinvolgere i ragazzi per fare esperienza in questo tipo di competizione. Sappiamo di non avere quelle doti che ci possono portare fino in fondo, ma non perché per qualche motivo particolare, perché i nostri ragazzi ancora sono piccoli rispetto a quello che possono essere quelle delle altre squadre. Però secondo noi è sempre una cosa positiva farli partecipare. Certo, poi c'è anche un buon maestro che è Luca Capponi, cura a 360 gradi tutto il settore giovanile. Luca Capponi ci sta facendo veramente un gran lavoro, e curando appunto tutto il settore giovanile, supervisionando il settore disabili e il settore femminile. Quindi abbiamo un certo qual modo le spalle coperte, come si suol dire. E le prospettive nell'anno 2020 quali saranno? Le prospettive sono sempre quelle, fare e organizzare le gare che abbiamo organizzato l'anno passato, quindi in tutti i settori, e sicuramente tre gare nazionali e il resto gare regionali e provinciali e promozionali. Poi ovviamente tutto questo ce lo permette, devo farlo, di ringraziare tutti gli sponsor che ci seguono in continuazione, perché vedono che effettivamente di manifestazioni, di competizioni organizziamo tante. La vita sociale non ci lamentiamo, ci sta nella nostra associazione, quindi siamo soddisfatti di tutto. Per oggi voglio ringraziare in particolare la ditta Cromia, la Laipe che produce il marchio Cromia, per aver messo a disposizione borse, portafogli e quant'altro, nonché il calzaturificio Ormeda di Monte San Giusto, che ha messo a disposizione le scarpe stivaletti da donne artigianali, premi molto importanti e molto graditi dalle partecipanti.
Ok, noi ti ringraziamo Claudio, e il prossimo appuntamento ufficiale nel 2020, sai già la data? So già la data, ma adesso francamente ti posso dire non ricordarla, perché ne facciamo talmente tante che adesso tra i campionati di società, questo e quell'altro, non mi ricordo la data. Comunque la gara prossima è ovviamente la nazionale senior, che come sta... sempre lunedì dell'Angelo? Questa è una novità, ecco, mi hai sollecitato la risposta. Quest'anno abbiamo abbandonato la gara fatta nel lunedì dell'Angelo per alcuni motivi, perché ormai è 20 anni che la facciamo in quella data e lasciamo spazio a qualche altro che si voglia fare avanti per quella data, perché la posticipiamo un po' verso aprile o maggio, adesso non ricordo quando poi ci è stata affidata. E sarà gara elite? No, sempre gara nazionale normale. Un programma in collaborazione con Macelleria Pappa e Ciccia, Cooperativa Agricola Val di Chienti, Via Flaminia 72, Tolentino. Tecnobar, concessionario La Cimbali, Contrada Cisterna, Tolentino. Frigotecnica Commerciale, Refrigerazione Industriale, Via Borsellino 40, Tolentino. Febe Cappelletteria, in Viale 30 Giugno a Tolentino.